Grazie Raffaella, hai detto tante cose e lanciato anche tanti stimoli. Io prima di passare la parola ad Abramo e poi a tutti quanti voi, volevo riprendere il discorso che tu hai fatto delle nostre responsabilità in Occidente. Noi abbiamo delle grandi responsabilità, sicuramente. E anche in come viene descritta in questo momento la situazione in Russia, penso che abbiamo grandi responsabilità noi della cosiddetta società civile, ma penso che ci siano anche delle grandissime responsabilità dei giornalisti italiani. Salvo ovviamente delle eccezioni come l'Avvenire che ospita anche i tuoi pezzi, andate a leggere l'editoriale Il coraggio delle donne che è uscito proprio pochissimi giorni fa, che è effettivamente un bellissimo pezzo e che giustamente l'Avvenire ha scelto di usare come editoriale. Ma ci sono tantissimi altri giornali che secondo me hanno una grande responsabilità nel creare anche qui in Italia un atteggiamento nei confronti di quello che avviene in Russia, perlomeno superficiale. Non si indaga quello che invece in Russia sta avvenendo veramente. Tutti sappiamo che in Russia la parola guerra non si può nominare, no? Quindi Muratov nel suo discorso, quello che hai appena citato, dice moltissimi mi chiedono ma perché in Russia non dite niente? Che il problema è che non lo devono dire soltanto in Russia, lo dovremmo dire noi che la parola guerra la possiamo nominare.